Per chi non mi conosce, sono un ingegnere aeronautico di Roma. Da più di 5 anni collaboro come volontario con la cooperativa Sorte di Opi, che gestisce il centro visita della Val Fontana. La passione per la montagna e per il territorio mi ha spinto a dedicare significative risorse di tempo e di denaro per cercare di innescare un circolo virtuoso in questo territorio così bello, ma anche così fragile, così vulnerabile e a rischio spopolamento in povertà. Affiancata ai soci della cooperativa, ho cominciato quasi per gioco dal bar del centro visita. Pian pianino abbiamo agevolato un clima di collaborazione con l'attività delle passeggiate a cavallo e col tiro con l'arco. Abbiamo favorito tutte le iniziative culturali, come il presidio dei musei della foresta e del camoscio, concerti, archeologia, linguistica e astronomia. Convinti che le risorse si sprigionano e si accrescono solo se ci si consolida, abbiamo accettato di proporci per mantenere in esercizio le strutture comunali di Opi. Ci siamo imbattuti in un importante sforzo di ammodernamento di impianti, arredi e strutture, per cercare di colmare decenni di trascuratezze e limitazioni, riconducibili sempre ai limiti di un territorio che fatica a generare margini di sopravvivenza. Senza stare ad elencare le iniziative promosse e proposte per la Val Fondillo, delle quali l'ente parco è ampiamente a conoscenza, conviene andare al dunque, cioè provare a disegnare un futuro per il territorio del Parco Abruzzo, Lazio e Molise. Visto l'inarrestabile processo di spopolamento delle zone montane, dei piccoli borghi appenninici, della mancanza di opportunità di lavoro per i giovani, la sfida è quella di mettere in campo un modello di sviluppo sostenibile, nel vero senso della parola. Creando di selezionare solo la parte buona del modello Trentino Alto Adige, cioè il gioco di squadra tra pubblico e privato, la pulizia, l'efficienza, il ricorso privilegiato alle risorse interne, e lasciando escluse tutte le aberrazioni di un turismo industriale, come gli impianti di risalita, parchi giochi eccessivamente meccanizzati, ebbene, i punti di forza del Parco Abruzzo, Lazio e Molise sono la natura incontaminata, fruibile in tutte e quattro le stagioni, senza che ogni operatore di struttura ricettiva debba autonomamente mettersi a progettare e realizzare materiale informativo sul che cosa si può fare, si potrebbe immaginare uno o pochi soggetti deputati a realizzare e tenere aggiornato il materiale promozionale su carta, su un web statico o animato e su audiovisivi, che informa su tutte le opportunità e curiosità da visitare. Il visitatore sarà informato sugli itinerari a piedi, con gli sci da fondo o le ciaspole, con o senza accompagnatore, percorsi per biciclette, percorsi di ippovie, per passeggiate a cavallo, percorsi di antichi tratturi o dei mulattieri con asini e muli, come percorsi di sorgente in sorgente alla scoperta delle preziose fonti d'acqua da valorizzare e manutenere, grotte, laghi e ruscelli. Manufatti antichi come numerosi ruderi, muri a secco e mulini. Percorsi gastronomici presso agriturismi che propongano cibi con ingredienti locali provenienti dai produttori artigianali d'Abruzzo, Lazio e Molise. Centri visita e aree faunistiche con guardiaparco preposti alla divulgazione e all'educazione ambientale. Tavoli di lavoro periodici con rappresentanti dell'ente parco, delle amministrazioni comunali, degli imprenditori locali e di esperti in materia per discutere sui vari temi come l'archeologia, l'agricoltura biologica, le vie ciclabili, l'allevamento, la sostenibilità, le risorse idriche, l'importanza del volontariato, l'alcolismo, il dissesto ambientale e la prevenzione incendi e molto altro. Tutto qua con semplicità e concretezza.